Ma sono dati ovviamente scandalosi, si sa dov'è il padrone, sia in Rai sia in Mediaset, e quindi ci si comporta di conseguenza. Amen. Però quello che è più preoccupante è quello che si dice in quei minuti. Perché Oh. se il tempo dedicato a Forza Italia in piccola parte, quella che merita, fosse dedicato al fatto che Dell'Utri è stato condannato per mafia, per esempio, notizia scomparsa nel giro di mezza giornata, allora magari sarebbe interessante parlarne. Il problema è che, come nella TV polacca che nascondeva le folle, la nostra TV, democratica e libera, nasconde, le sedie vuote di Berlusconi che parla all'ONU e le sostituisce con le sedie piene di quando parlava Kofi Annan. Allora, andiamo a vedere di che si parla. È vero che la BBC dedica lo spazio dovuto al governo, però Blair è furibondo per come lo tratta la BBC, e la Infatti Thatcher era il vertice della furibonda di BBC come è la trattava cambiato la BBC, e e la la BBC Thatcher continua a diceva, trattarlo nello stesso modo perché decide la BBC che cosa va in vorrei onda. citarvi E la una cosa, Thatcher, vorrei finire però, prego. la Thatcher diceva la BBC non mi piace, ma non ci posso fare niente perché la Thatcher non controllava la BBC, come Blair non controlla la BBC, mentre in Italia il Presidente del Consiglio controlla la televisione pubblica ed è proprietario della I televisione privata. giornalisti E per facciano i questo, giornalisti. Ma se glielo e lasciano fare. appunto, Ma i se glielo giornalisti lasciano facciano i fare. giornalisti, Ma glielo lasciano facciano i fare? giornalisti, Mica i tanto. giornalisti Ma facciano i giornalisti se il come loro vengono capo non è il assunti? capo del Come governo. vengono Ma assunti i cosa dici, giornalisti in Gustavo Rai? Ma Selva? diciamo le cose come stanno. Diciamo le A cose come Gustavo Selva, stanno. se il padrone dei giornalisti è il presidente del Consiglio, i giornalisti non possono fare i E giornalisti, nemmeno prendiamo se gli italiani vogliono. che non votino più il Presidente del Consiglio, ma No, finché votano liberamente, no. votano chi vuole. Hai un'idea? No, sai qual è il problema? Sì. È che il Presidente del Consiglio non deve poter mettere le mani sulla televisione pubblica, nemmeno se si chiama D'Alema e nemmeno se si chiama Prodi. Voi, Allora, io invece di sarei dire che d'accordissimo, tant'è tu, vero che sono per vabbè, la però tu prima, privatizzazione vorrei della chiedere, RAI. Sono tu prima hai d'accordissimo. detto una cosa, Sono d'accordissimo. tu prima hai detto i giornalisti non polemizzino fra di loro, si lasciano giudicare dai politici. Ma è un'aberrazione. Sono i politici che devono essere Si giudicati dai lasciano giornalisti, giudicare non dai politici. viceversa. Però scusa, Sono visto che tutti fate delle ottime dichiarazioni intenti, giudicare se ci ritengono di troviamo non di essere fronte. stati Selva, ci troviamo oggi. trattati obiettivamente, Oggi c'è diciamo, una ma non decisione. giudicare nel Oggi abbiamo senso saputo le penale. motivazioni della sentenza che riguarda Michele Santoro. Nelle motivazioni si legge, tra l'altro, che non soltanto c'è, come sappiamo tutti, la decisione che la RAI debba far lavorare Santoro e rifare il lavoro che faceva prima, ma individua anche in prima o seconda serata la collocazione del programma Sì, che anche dovrà quello. rifare RAI. No, mettiamoci d'accordo su una cosa, visto che i professionisti devono fare i professionisti, Ecco. posso chiedere a tutti voi se è giusto che a questo punto Michele Santoro vada in onda, torni in No. onda come decisione del È giudice del lavoro, come dice aberrante, una è sentenza? puramente e Selva, semplicemente aberrante perché? una cosa di questo genere qui. Che sia il giudice a decidere chi fa il palinsesto? Ma Beh, ma questa è la legge italiana, mi però. sembra francamente È aberrante la legge proprio. italiana, Ma lo però. decide Scusi. il Semplicemente. contratto. Ma è la legge Ma lo italiana decide. che Vabbè, prevede che il ma il giudice possa decidere contratto. questo. Siamo in Ma una non può. democrazia liberale, se c'è un No, ma contratto scusa, e tu mi Formigli. cacci, io mi vado dal magistrato e mi faccio riassumere. Questo lo fanno i lavoratori di tutti i tipi, No, lo fanno veramente anche nel quello nostro contratto dell'informazione. dice che l'amministratore può licenziare, assumere, eccetera. Cioè, No, l'unico non che può dice che deve licenziare. sempre C'è fare scritto quel programma. licenziamento. E Io dice, vedo questo. il mio contratto dice che il direttore assume, promuove, Selva, però ormai sposta, siamo di fronte a una attribuisce, sentenza, diciamo. Poi possiamo contestare il sistema giudiziario se ci piace o non ci piace, ma c'è una sentenza. ma è Di sbagliato. fronte a Ma questa, posso chiedervi se non sarebbe un gesto? proviamo a pensare una cosa di questo genere qui in Gran Bretagna e in Francia, che un No, giornalista, ma il proviamo a quale pensare viene in Gran Bretagna e in spostato. Francia che cacciano Santoro perché fanno una bella Ma il trasmissione. Ma presidente chi della ha detto Lega che caccia un giornalista in Gran cacciano Bretagna. Santoro E me perché l'hanno fanno una bella cacciato. trasmissione? Una bella trasmissione per te, per altri non è una bella No, ma trasmissione. diciamo, il numero Perché di dobbiamo ascoltatori conta o no? E Ma aveva un insomma, indice di ascolto io dico, altissimo, il il triplo di direttore. quelli che ha appunto il cap. Tu hai fatto Ci ha come me il messo 12 direttore. anni. Ha o non ha il direttore il diritto Scusate. di assegnare il servizio, di toglierlo di un servizio, di licenziarlo Scusi anche? Selma, ma Ma io voglio. stabiliamo una vera linea. Prego, diacolale. Io vorrei Un dire vero se. giornalismo Io libero, voglio dire no? soltanto voglio sentire diacolale. una cosa banale. Io sono favorevole anche al giornalismo di parte, sono favorevole al giornalismo fazioso, Ma purché esiste sia solo quello, trasparente, esiste. purché sia trasparente e sia Soggettivo, io non lo dichiarato. chiamo fazioso. E
e quindi mi è dispiaciuto quando Santoro non ha fatto più la sua trasmissione, perché era una trasmissione di parte, dichiaratamente di parte, ed è una trasmissione professionalmente valida. Detto questo, però, io pretendo la reciprocità. Cioè, non può essere che questo diritto di fare la trasmissione di parte può essere dato esclusivamente o a Santoro o ai giornalisti di sinistra. Questo non può essere. Sono gli unici cacciati valido. Per ora. No, mio caro. No, fatemi sentire Rognoni e Travaglio rapidamente, poi c'è sempre Petruccioli. Sempre, Rognoni. C'è una lunga esperienza. Lasciami dire che l'unico cacciato in Rai sono stato io. Vabbè, Selva, non è stato l'unico cacciato in Rai. Ce ne sono altri di cacciati in Rai. Lasciamo perdere, però, su questo punto. Io sono stato cacciato per ragioni politiche. Non lo metto in dubbio. Non è l'unico, questo volevo dire. Ce ne sono stati altri. Rognoni. Abbi pazienza, di prova a essere un giornalista corretto di fronte a una notizia. La notizia è: il Presidente del Consiglio in Bulgaria dice non mi piacciono Santoro, Biagi, che dico Biagi è un monumento nazionale del giornalismo, non mi piace Luttazzi, e dice niente, messaggio preciso. Una settimana dopo licenziati, e questa è una democrazia. Però scusate, io non volevo riaprire il capitolo Santoro, che tra l'altro capito, mi vede coinvolto nel passato, eccetera, quindi è spiacevole. Io volevo fare solo una domanda: siccome tutti avete detto bisogna tornare a fare informazioni, i giornalisti devono fare informazioni, io ho fatto una domanda ingenua, ma allora i giornalisti che fanno informazioni possono tornare a farla a maggior ragione quando c'è una sentenza del giudice che lo impone? Questa era la domanda. Selva ha detto no, sì, Rognoni ha detto sì, Diaconale ha detto sì, Travaglio. Diaconale ha avuto coraggio perché ha scritto sul giornale che Santoro doveva tornare in televisione, quindi questo gli ne va dato atto, perché si è dimostrato un vero liberale. Io penso semplicemente questo: c'è un contratto che dice che Santoro ogni anno deve fare un programma in prima serata, lo hanno sottoscritto liberamente l'azienda Rai e Michele Santoro. Sono 3 anni che la Rai lo calpesta, chiunque venga violentato nel suo contratto di lavoro va da un giudice e il giudice decide. Il giudice ha deciso non una ma 6 volte, a questo punto è esecutiva la sentenza. Ogni giorno che passa la RAI accumula il danno che sta arrecando a Santoro, liberale. che pagheremo noi, e quindi non c'è stato nessun licenziamento, nessuna sanzione, niente. È semplicemente un ordine del Presidente del Consiglio che è stato eseguito da alcuni servi che dirigono la RAI in questo momento. Che il contratto e le sentenze dicono che deve lavorare, Santoro deve lavorare. Punto e basta. Poi c'è anche il fatto che aveva alcuni milioni di ascoltatori, e quindi non è che c'è il diritto di lavorare in TV suonando il campanello. Hai diritto di lavorare anche tu se viene violato il tuo contratto. Non è che vale solo per Santoro, è una legge che vale per tutti, fortunatamente. Non vorrei che valesse per tutti, tranne che per Santoro. Vogliamo dire Olivier Robea, che è stato cacciato da questa RAI che lo aveva assunto in violazione del contratto, allora, e che ha vinto comunque la causa. Vorrei interrompere perché vorrei aggiungere un elemento. In questo momento è deputato europeo. Ha già detto che lascia il Parlamento. Se lascia il Parlamento, ha già detto che lo lascia su. Benissimo. Allora vi voglio fermare. Grazie, non ci va più bene. Abbiamo sentito. No, non lo può dire perché è sotto contratto. Travaglio, abbiamo